voi siete in tre in macchina? Sì, siamo in tre perché io sono l'autista. E i signori dietro fanno il vaccino? Fanno il vaccino. Moglie e marito. Moglie e marito, insieme? Insieme. Se no dovevate aspettare che venissero a casa vostra. Ha detto che ci vuole ancora tempo. Così fate prima. Siamo a Orbassano, alle porte di Torino, dove è aperto il primo centro vaccini drive-thru del Piemonte. Abbiamo pensato a un drive-thru per venire incontro alle esigenze di una popolazione inizialmente anziana, con difficoltà di spostamento, ma che poteva essere trasportata. In questo modo vengono in automobile, fanno l'attesa post-vaccino sempre in automobile ed evitiamo, almeno per questa categoria di persone, di incrementare i vaccini domiciliari. Tre linee di vaccinazione, 240 iniezioni al giorno che possono aumentare fino a 400. Tutto inizia da qui. All'ingresso, come vedete, c'è il triage, dove c'è un operatore che vede se il cittadino è stato prenotato, prende poi la temperatura, la macchina può proseguire e si immette in una delle tre corsie che ci sono in questo drive-thru. Vedete, c'è scritto controllo anamnestico. Abbiamo all'interno un medico, il quale medico fa l'anamnesi, quindi fa una valutazione del paziente per quanto riguarda il quadro clinico. Io sono un odontoiatra, anzi un medico dentista, e sono specializzata in ortognatodonzia. Mi ha risposto alla chiamata per dare una mano? Ho cercato io con estrema difficoltà, è stato molto difficile riuscire a arrivare a fare questo, ci ho impiegato 3 mesi. Mi vuole dare una mano? Assolutamente, voglio aiutare, fare quello che posso, fare la mia piccola parte. E poi si passa al vaccino direttamente dal finestrino dell'auto, anche se qualche paziente inizialmente stentava a fidarsi. Sì, perché dicono, ma poi se uno sta male, ma anche noi, un sacco di operatori, vai in macchina, ma poi se uno sta male che fai, devi tirarlo fuori. Io, qual è il problema? Non c'è problema, c'è la sedia, c'è la cosa. Il valore aggiunto che dà il drive-thru è superiore a quelli che possono essere gli eventi avversi. Poi tra l'altro rari, che sono gestibilissimi a livello del drive-thru, però qui riesce a fare un numero di vaccinazioni certamente superiore al resto. Fra 2 mesi ne avrai 80. Complimenti! Non so se ci arrivo, non si sa mai. Ci arriva! Ma speriamo! Sì. Senta, le faccio la punturina con il vaccino che si chiama Moderna. I suoi amici sono già vaccinati? E anche l'hanno fatto già due. Quindi lei era un po' indietro. Adesso recupera. Sì. Ok, allora quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto tutto. Grazie. Non ho sentito niente, grazie, molto gentile. Tutto a posto e buona giornata. Che meraviglia, professore.